Ragazzi, ho una brutta notizia. È sparito il nonno! Non lo vedo più! No, il nonno! No! Era sparato in casa, porco cane, che poi mi ammazzi lo sgaranacchio qua. Era andato stamattina a prendere un garareddu. Non l'ho più visto, sparito, no, santo cielo. Garareddu, però io voglio un arrostino. Un arrostino? Guarda, il nonno ti ha lasciato un po' di bistecche qua. Indy, prendila tu che sei lupo praticamente. Okay, bistecca qui. Okay. Io posso avere qualcosa di vegetariano, scusate, ecco, sono un cacciatore vegetariano io. Una telecamera. Vabbè, una telecamera me la porto via perché devo fare i selfie per il mio Instagram. Ok, allora io prendo quella che c'è sulla mia sedia perché l'ho lasciata qui, calma, tranquillo. Il problema è che con l'età il nonno si è dato un po' al satanismo, come potete vedere. Ma è normale in montagna, stai in montagna a 60 anni. Ma è un vichingo. Ah, è un vichingo? È l'unico sardo vichingo che si sia mai visto. Ma va bene, dai. È sempre in mezzo al mare. Un vichingo, io! Lui ti tira l'ascia, porco cane. Allora, te la lascia anche. Lascia. Ragazzi, dobbiamo darci una mossa perché il sole sta calando. Sono praticamente già le 3 di pomeriggio. E se calano le tenebre, poi Indy si trasforma. Sì. Appunto. E mi tocca sparargli, anzi, no, li sparevo già direttamente. Così risolviamo un problema. Indy, la nostra esca. Porco cane, che già non ci sento più. A proposito di esche, guardate là. Il nonno forse è andato là. Guardate, c'è fuoco. Fuoco. È vero, c'è un fuoco. Nonno! Nonno, sei stato qui, nonno. Vediamo un po'. Occhio che non mi piace. Mi piace bagnarmi, porca cane. Abbiamo trovato il nonno? Credo di sì, questo... Nonno, sei invecchiato un po' tanto. Però si è smagrito tanto, no, non è il nonno, non è il nonno. Ok. Chiaramente, chiaramente. Quello c'ha tutti i denti, il nonno c'ha la dentiera. Cioè, scusate, qualcuno ha fatto l'accampamento a tipo 10 metri dalla nostra capanna, dalla nostra casa. Ragazzi... Il sole sta calando dietro le montagne. Sta calando le tenebre tanto rapidamente. Sì, no. Clicca sullo scheletro, c'è qualcosa in mezzo alle sue. Davvero? Ok, lo palpeggio, possiamo esaminare i resti del tizio. Okay, lui mi vede, lui mi vede, lui mi vede. Questa è chiaramente la foto del nonno, lo riconosco chiaramente. Abbiamo trovato. Si diverte a fargli scarabocchi quel pazzo. Esatto, abbiamo trovato uno degli 8 indizi, peraltro. Porca vacca. Oh no, okay. Il nonno è sui cavoli di enigmi. Ragazzi, allora, io ve l'ho detto che quello è sbarrellato, santo cielo. Ho paura di ciò che potrebbe. Dopo 60 anni che ha passato. Dopo 60 anni passati sempre a guardare Barbara D'Urso, è anche normale che vai fuori di testa. Ragazzi, accendete le torce che non si vede praticamente nulla. Vediamo un attimino. Oh, aspetta, sono pieno di oggetti nell'inventario, peraltro. C'ho le batterie. Mi sa che la torcia si scarica, ragazzi. Abbiamo un accendino, la fotocamera per fare i filmini. Abbiamo ok, un bel po' non è male. Cose. Però ragazzi, ho fiatato una cosa, venite a vedere. Cosa? Guardate. Ok, arrivo. Indy, non portarci in giro, no, santo cielo. C'è una caverna, raga. Che cos'è sto nonno, posto? Che bel posticino. È la famosa grotta del nonno, come potete vedere. Il nonno è andato tanto fuori di testa, mi sa. Secondo me lui è un la domanda è un animale del genere. Dove l'ha preso? Dove ha preso un animale del genere? Mi sa che il cane del nonno gli ha. Mi sa che abbia ragione. Il nonno viene dalla preistoria o è in grado di viaggiare nel tempo? O ha giocato troppo Far Cry Primal. Maledetto nonno. Ok, vediamo se ci sono delle informazioni. Ho trovato qualcosa, ragazzi. Ci sono effettivamente delle pagine. Ho strappato una pagina dal libro del nonno e anche dei tomi. Aspetta. Queste tonde invece sono delle rune vuote. Ok, ho trovato delle rune vuote. Ragazzi, il nonno fa i riti quelli strani. Porco cane. Mi sembrava strano. Diceva che andava fuori a fare la pipì. Cos'è stato? Sembrava un orso. Sembrava un orso. E Barbara D'Urso è arrivata. Barbara, okay, allora, stammi lontana. Hai già preso il nonno. Non prenderai. Prendi Indy. Cosa? Chi che mi ha sparato? Ok, io piazzo una telecamera qui. Calma e tranquilla. Così. Ok, allora abbiamo anche la mappa della zona. Praticamente noi siamo partiti da qui. Quindi dobbiamo esplorare tutto il resto della montagna, vero, di notte qua. Ovviamente, perché siamo bambini furbi. Sì, appunto, molto. Cosa potrebbe mai andare storto, santo cielo? Altro che il coronavirus, dannazione. Qui c'è Barbara D'Urso. Cos'è stato? Ragazzi, sento rumori brutti. Ragazzi, sento rumori brutti. Cos'è quello? Fare lì! Ricarica! No! Non prendere me! Ragazzi, abbiamo trovato il nonno. Porco cane, nonno, torna qui, presto, sta fuggendo. Ragazzi, avete per caso delle mutande di ricambio? Ho delle trappole se vuoi. Ormai è andata, ormai mi è scappata, quindi ho bisogno di mutande di ricambio. Chi è che vuole diventare nipote del nonno? Io No, grazie. Okay. Ragazzi, qualcuno ha piazzato delle telecamere? Io ne ho messa una proprio vicino alla caverna del nonno e quindi... Perfetto, vediamo un po'. Ah sì, la posso utilizzare in effetti. Ok, peraltro è anche infrarossi, che vuol dire che possiamo vedere durante la notte. Possiamo anche zoomare. Ok, sembra che il nonno non ci sia.
Perfetto, direi che la via è libera, ragazzi. Allora, ragazzi, ci resta una grande area della montagna da esplorare. Prima o poi il nonno lo troviamo. Il problema è che finché siamo di notte, il nonno sarà nella sua forma demoniaca, come potete vedere. Dove? Di nuovo tu, Indy. Ah, no, no, questo non è il mio rumore, non è nemmeno il mio stomaco. Il tuo alito fetente. Ragazzi, sento rumori brutti. Lo vedete? Quando lo vedete, ditelo. Oh no. Oh, da dove? Dove? Dietro? Dove? A sinistra, lo sento, lo sento. Ah no, sta arrivando. Eccolo, vedo gli occhi, nonno calmo, sparate al nonno, ok, sta fuggendo di nuovo. Ok. Ragazzi, dobbiamo resistere until dawn, fino all'alba, è un Wendigo ovviamente. Non lo so, ho dei le citazioni videoludiche quelle belle. Però lui, vedete, al contrario dei cervi, lascia della Gatorade qua per terra. Dobbiamo seguire, è fatto di Gatorade, l'ha bevuta il giorno prima, me lo ricordo il nonno. Oh, sta arrivando giorno, che bello. Ragazzi, finalmente sta sorgendo un attimino il sole. Oh, un po' di pace. Ok, in teoria il nonno non penso ci attacchi anche di giorno, perché c'ha gli occhi sensibili, lui poverino, c'ha le cataratte. A proposito dell'occhio sensibile del nonno, guarda qua cosa ha preso. Una delle sue strane lampade vintage. Guarda qua, la ruoto, faccio un po' di Beyblade. Secondo me... Sembra quasi un altro dei suoi rituali. Magari bisogna ruotarla in un certo senso. Può essere. Sì, ma ci saranno qualche, non lo so, qualche istruzioni. Tipo, avete presente, tipo, mobili dell'IKEA, no? Dobbiamo... Io avevo un po' di pagine del nonno, ma non so cosa servono. Cos'è laggiù? Lo vedete anche voi? Sì, sembra... ma mi sembra aspetta. Tantissimo un santuario, tipo di Skyrim, quelli là che trovi lì. Ok, diamoci un'occhiata. Ma è distrutto? Ah no, okay, è qua dietro, ragazzi, guarda che roba. Guarda qua. Provate a scendere, occhio a non sfracellarvi le ginocchia. Questa sembra di zona davvero molto importante. Ok, qua ci vuole... Indy, non fare la pipì nella cuetta, santo cielo. Ma cane, hai sparato me. Sparato Indy davanti a lui, a me. Ho trovato qualcosa. Così forte che sembra che spari a me. Ho trovato qualcosa. Indy, cosa hai trovato? Una pace. Un cadavere. Indy, non sto a smangiucchiarti le ossa della gente. Devo smangiucchiarle, che cavolo. Ok, abbiamo trovato questo strano vecchio libro chiamato Anastasi, tomo volume 1. I simboli all'interno sembrano essere relativi alle rune, che sono le stesse che abbiamo trovato anche noi. Abbiamo raccolto una pagina da un vecchio libricino e anche del carbone da un fuoco. Ci serve del carbone, ragazzi, perfetto. Ragazzi, vi ricordate prima, quando eravamo in una delle caverne del nonno, abbiamo trovato effettivamente dei simboli strani. Però è la prima di numerose iscrizioni. Se notate bene, guardate che roba, ho cliccato effettivamente sopra la runa, me l'ha inserita e ci ho già disegnato sopra. Quindi se io prendo questa e clicco qui, vediamo come... Vediamo un po' se te la fa segnare. Ci serve la conoscenza. Ci serve la conoscenza, ragazzi. Allora, io direi intanto di depositare le rune, che mi pare cosa buona e giusta. Oh, ma quante ne avevi? Ho raccolto i sassi. Ho capito, sei di Sassari, perché non... Te l'ho detto io, dove scelto? Non sta a girarmi attorno, che poi non capisco niente. Guarda che ci sono i funghi quelli buoni, mangia i funghi. Vabbè, ho trovato anche un attrezzo che può servire per scavare nella roccia e negli alberi. Per trovare magari, non so se per sapere per... E questa che cos'è? Qua è il luogo per mettere il fuoco purificatore. Io c'ho l'accendino effettivamente. Bravo. Perché c'è il nonno che fuma sempre, quindi gliel'ho dovuto togliere. La devi accendere. No, ragazzi, sarò onesto con voi. Il nonno è un ex piromane che dà fuoco alle foreste, non volevo dirvelo. Ma tanto ormai, peggio di così, si sta sbranando i poveri turisti. Però dai. Ok, andiamo. Quindi allora, vediamo se posso fiutare qualcosa io. Soldati alla riscossa. Andiamo. Roba. Ragazzi, state facendo il bagnetto? Io sì. Non fate la pipì nell'acqua potabile, per favore, ne abbiamo già parlato, ok? Non posso. Indy, c'hai un'intera foresta, sfogati da un'altra parte. Ok, mi sfogo qui, ok. A proposito, è arrivato il mio pacco di Amazon, perché, guarda, me lo spediscono pure in montagna, ormai ci sono i droni. A proposito di pacchi Amazon, guardatela. Fucile, giusto per sprecarne uno su Indy, wait. Aspetta, c'è un proiettile laggiù, c'è un proiettile su Indy. Indy, levati di lì, mi hai rubato il pacco, maledetto. No, questo pacco lo... Era chiaramente mio, dannazione. È una telecamera. Ok, te la lascio, che devi fare. A me non serve, non la uso. Okay. Ma ora ho capito queste cosa sono. Sono le sue telecamere. Oh no. Quindi il nonno faceva i filmini quelli brutti.
Oh, finalmente ho trovato anche una chest. Vediamo un po' cosa contiene. Parapapà, ancora delle bende. Il gioco sembra dirmi: so che ti farai male parecchie volte, quindi almeno ti do la possibilità di curarti. Grazie, gioco. Indy, usa il tuo cavolo di fiuto o giuro che ti sparo. Ok, ok. Trovami con la caverna da Napoli. Ok. Renditi utile. Ti abbiamo ucciso 726 cervi. Okay. Abbiamo distrutto l'ecosistema della foresta per te, porco cane. Va bene, troverò qualcosa. Dei funghi van bene? No, voglio l'entrata della caverna, okay. Veloce. Se uccidiamo il nonno posso anche ereditare la baita. Quella baita è la mia eredità. Tipo questa va bene? Questa non mi dispiace per niente. Manco sul The Forest ho visto delle caverne così. Ok, bravo Indy. Ok, ragazzi, okay. Facciamo attenzione che non sia l'antro del nonno. Magari viene qua a dormire. Tra le cantine si fabbricava il nonno, ma quanto è grande sto posto? Ma che bel posto. Immensa. È davvero una delle caverne di The Forest. Il dorado qui. Oh no. Qui c'è Tomb Raider, Indiana Jones e anche Alan Drake. Ok, piano. Gioco da casa. Ecco, ragazzi. Oh, trovato, le abbiamo trovate. Eccole qua le rune, finalmente. Le rune finali. Ok, ottimo. Abbiamo il tomo numero 3. Oh, ragazzi, ci mancano gli altri tomi, probabilmente. Oh no. Questo era il secondo. Bello. E il terzo, il che vuol dire che ci manca il tomo numero 2. Aspetta, fatemi vedere tutto. Oh. Sì, ci manca probabilmente uno dei tomi. Scheletro da mangiucchiare. Oh, guarda qua, altri due tomi. Altro scheletro qui. Due. Ditemi che è un libro. Sì. No, ho visto che aveva solo le rune, dannazione. Ah, ci manca uno dei libri. Ci manca uno dei libri, quindi non possiamo disegnare tutto il resto delle rune. Forse ha di detto qui? Che la bestia sente tutto, quindi abbiamo capito. Ce ne siamo accorti, Gabby, ora non dobbiamo più sparare all'improvviso. Ragazzi, okay. Avete visto che quella roccia è una faccia? Wow. Dove? Questa roccia è vero. Quella è una faccia? Non ce ne eravamo accorti. La sfinge è uscita un po' male. Aspetta, ma mi ricorda qualcosa? Indy, cammini sull'acqua? Sì. Oh mio Dio, e non ce lo dici ste cose? Mi pare un po' importante, No, avrei evitato di spararti un po' di colpi. Mi sa che mi sono automaticamente assicurato la mia dannazione eterna. Ma... Ragazzi, 6 di pomeriggio, sono le 18. Meglio andarsene. Il nonno sta per tornare a casa. Che ne dite se noi torniamo a casa, no? Signor Lon Mesner, ragazzi, fuori. Ho avuto un'idea e non vi piacerà. Cioè? Mi sa che non abbiamo perquisito bene la prima caverna del nonno. Dici? Probabilmente è lì che troviamo le ultime iscrizioni. Dimmelo così che avevo voglia di andare a casa. Sì, dobbiamo tornare indietro. Oddio, ci potremmo provare a rifugiare a casa. Allora, e poi casomai domani sera possiamo provare a fare il rituale. Appunto, allora rifugiamoci a casa, che è meglio. Andiamo a casa. Ok, allora io ricordo dove si bisogna andare, quindi non vi preoccupate. Oh! Chi è che ha detto cacca? Non devi dire cacca, che al nonno non gli piace la cacca. Oddio. Eccolo. Non me, prendi Indy, aiuto. No. Aia, ci muoio. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Tutti vivi? Io no. Mi fa male la gamba. Porco cane, Gabby, sei inutile. Ok, ti ho aiutato. Ok, andiamo. Aspetta, con la torcia scarica. Dammi un secondo, mi sono andiamo cagato. Andiamo a casa. Ok. Via di qua. Andiamo molto da casa, da questa. Andiamo a casa. Ok, allora. Mi ricordo la strada. Da questa parte. Ragazzi, dov'è la casa? La casa nostra è scomparsa. Era qui. No, era qui, ragazzi. Non c'è mi più. Ricordo che c'era il mulino a vento lì. Questa è la sedia. Dov'è? C'è un fucile. C'è anche una persona che dice che c'era un cadavere sotto la casa, ragazzi. Lo giuro, lo dice anche il messaggio, lo giuro, la casa era qui l'altra vi notte. Vi giuro, è vero. No. Aveva addosso un messaggio che dice: vi giuro, la casa era qui ieri notte. Sono andato a caccia, sono tornato indietro ed è impazzita. Ed era sparita, scusate, non sono impazzito. Non guardarmi, vattene. Oh no. Oh no, ragazzi, è sempre peggio. Allora, ogni notte è sempre peggio. Dobbiamo essere veloci. Facciamo così, okay. Cerchiamo di raggiungere quella cavolo di caverna. Vi ricordate dov'era? Camera 3, comunque. Guardate camera 3. Lui è lì. È a camera 3. Ok, no. Era un cervo. Era un cervo. Ok, la caverna me la ricordo io. Ricordo io dov'è la caverna. Vabbè. Eccola. Perfetto. Probabilmente all'interno il nonno non può neanche entrare. Oh. Ok, controllate se ci sono dei libri che non abbiamo controllato. Allora. Eccolo qua. Tomo numero 2. Sì, ok. Due. Vediamo. Non abbiamo della carta su cui scrivere. Ti serve della carta? Io ce l'ho. Ce l'hai? L'ho scritto. L'hai scritto? Sì. Quindi hai il tomo numero 2 tu. Sì, ce l'ho. Perfetto. Allora, non ci resta che tornare. Bastava strappare una pagina del qualcosa qui. Sì, vedi. No, ci credo mai. Ok, adesso ne ho tutti anch'io. Ok, ragazzi, dobbiamo assolutamente cercare di tornare sani e salvi a quel cavolo di strano tempio antico ed è fatta. Sperando non sia sparito anche quello. Batteria e vola via Duracell.
Allora, vediamo se mi ricordo dove si trovava la... Io so dov'è. Ok, ok, andiamo. È sotto, seguitemi ragazzi, è sotto. Oh, oh. Che succede? Si stanno attivando tutte. Stanno attivando le pietre? Oh, è vero! Indy, attiva il fuoco! Ok, attiva il fuoco, cosa potrebbe mai andare storto? Sicuramente stiamo facendolo adesso. Ok, no, 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 deve esserci qua la bestia. La bestia deve essere qua. Oh, oh, si sta attivando. Si sta attivando tanterrimo. Allora, ragazzi, facciamo una piccola cosa, si chiama. Qualcosa di giusto l'abbiamo fatto. No, no, sprecare co... Ah, giusto! Buona idea, così lo attiriamo. Sta arrivando? Oh, l'ha sentito? Possiamo entrare all'interno? Ok, io entro, fotosega. Mettiamoli una trappola. Ah, dov'è? Lo vedete? Lo sento però. Ci metto le trappole. Dove le ho messe? Lo sento, raga. È qui? Sta arrivando, è qua. Ho messo trappole. Sparate in aria. Oh mio Dio, pieno zeppo di trappole. Gabby, stavo per metterci un piede sopra. Sparate in aria. Dove sei, nonno? Nonno. Vieni che ti abbiamo portato la colazione. È uno smaranaldo di quelli buoni. Ho una cattiva notizia. È sorto il sole, vero? Sì, se ne sta andando. Era molto vicino a noi. No, ma dai. Ma porca. Lo smaranaldo si rovina. Va mangiato così appena fatto. The next day. Sai che è meglio che corri, Gabby, perché lo vedo qua, davanti a me. Come, è arrivato? È qui, è proprio qui davanti, lo vedo camminare, tranquillo. Se ok, abbiamo dovuto arriva. Passare un'intera giornata, perché? Praticamente. Ho preso una trappola! No, Gabby, dai! Tiralo su. Devo anche venire a salvarti, vergognati, hai preso le tue stesse trappole. Era recuperare vita, era la tattica. Sparo io? Sì, muore. Volete che lo faccio venire? Vai, fallo venire. Ok. Bravo Indy, l'hai attirato tanterrimo. Vieni qua. Ok ragazzi, piccolina. State tutti al centro, ma non sulle trappole di Gabby. Arriva. Sparate. Dov'è? È sinistra, qui, credo. Destra, qui è la mia destra. Destra? Dov'è? Eccolo, entra. No, Indy, sta venendo la trappola. Indy, vieni qua, occhio alle trappole. Ok, entra, dentro, è bloccato. Vai ad accendere il fuoco, veloce. Ok, perfetto. Dovrebbe essere fatta. Sì. Ok, abbiamo bloccato il nonno dentro col rituale. Gli possiamo sparare? Fatto. Io gli sparo tanti saluti. Sta apparendo del fuoco. Ok, sì, sta accendendo tutto il fuoco. Si sta accendendo. Perfetto. Addio, nonno. Non ci dimenticheremo di te. Gli sparo comunque un colpo perché mi stava un po' sugli smaraneddu, ma vabbè, dettagli. No, cosa faremo senza di te? Addio. Ragazzi, c'è un problema. Sì? L'unica eredità del nonno era la bite ed è sparita. Cosa facciamo? Quindi adesso niente. Lo togliamo giù dalla collina, cioè ci mettiamo a palla. Andiamo a rotolarci. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti al nonno e gli smaranedu soprattutto. Ha tirato tanti quegli smaranedu lui. E il fumo del nonno si sentiva fino. Scusa. Vabbè. Questo è il rutto del nonno.